Come on, Cesarino, hurry up, hurry up. You're not the only one needs the shower. Next. Well, what are you waiting for? Get undressed. Nudo? No, guardi, io di fronte a lei la doccia nudo, no, non lo faccio. And why not? Perché io sotto non ho il pistolin, come, e io c'ho una bestia che ho il mostro di Loch Ness. Sì, sì, ridi. Ridi. Che c'è? Buonasera. Senti, io avrei un problema, cioè veramente un grosso problema. Cioè io assurdo, niente, perché non sono, è 12 anni che non lo faccio, sono molto fuori allenamento. Magari ha qualcosa di molto forte da bere che possa svegliare. Ci penso io, mi lasci fare. Due cucchiai di cantaride, un cucchiaio di polvere nera di tartufo, d'alba. Pepe nero, pepe bianco, peperoncino, piri etiope, polvere nera, ritolo. Tritolo. Nitroglicerina. Nitroglicerina. E ancora un po' di cantaride. Ancora. Un ananas. Al frutto, metti. No, una bomba a mano. E una miccia corta. Melody! Tracanni subito. Tracanno? Su. Fallo così. Veloce. Niente. Non mi fa niente. Mortacci sua che mi sono persa per 30 anni. E chi lo sapeva che era così? Mortacci sua che mi sono persa. Gli altri arrivarono al traguardo tutti con distacchi minimi. Nessuna traccia e notizia di Fantozzi. Poi cominciò ad arrivare roba in quest'ordine. Dopo 1:20 uno uscì con scarpone incorporato. Dopo 1:70 esatte, racchetta e barilotto ricordiale tipo cane San Bernardo. Poi una ciocca di capelli, 2 molari e l'indice della mano sinistra. E finalmente, in un silenzio orrendo, a notte fonda, Fantozzi a pelle di leone. Credeva di essere il comandante nobile nell'inferno del Polo Nord. Titina! Scusate, qualcuno per caso ha visto la mia cagnetta Titina? Eh? Lei, Marconista Zappi, ha visto la mia cagnetta per cortesia? È rimasta nella tenda rossa, generale. Non faccia così, Fantozzi. Su da bravo, beva un goccetto, eh? Grazie, Titina. Sono completamente fuori allenamento. Oh. In ogni agglomerato umano c'è sempre la figura funesta dell'organizzatore di manifestazioni ricreative. Della società di Fantozzi era certo Filini. Ovviamente dell'ufficio sinistro. San Silvestro, orchestra Mario Canello. Canta Pasquale Coppola, è un'organizzazione Filini. Lei logicamente deve essere dei nostri. Ma solo veramente 5.000 lire. Io quest'anno sarei invitato da mio cognato. L'ho già iscritta io. Ah, ecco. Sì, 5.000 lei e 3.000 la signora. Oh, la Bertuccia, Albertuccia, Albertina, la bambina. Mariangela. Ah, Mariangela. Mia figlia. Sì, grazie, logicamente. Arrivederci, mi raccomando. Mai Fantozzi era riuscito a sfuggire alle sue mostruose iniziative, a cominciare dalla più agghiacciante. L'annuale sfida calcistica fra Scapoli e Ammogliati. Queste tensioni si svolgono sempre nel più disastrato dei campetti di periferia. Le formazioni sono sempre molto ridotte, per ritardi, defezioni, proibizioni di madri, spose e medici curanti. Io testa, e tu? Pari! Ecco. Eccolo. L'ho visto. Eccolo lì. Ecco qua. No, è un sasso. Piano.
sotto. Sotto, sotto, lì. Prego. A me, Perito. Ah, no, no. Fuori, lasciamela. Sì, sì. Passi la palla. Lo fermi. E a me, chiuda. Chiuda. Non spinga. Chiuda. Chiuda. Attento. Gol! Ho fatto gol! Ho la sua. Che cosa? Bravo. Esagerato, dai. Arbitro, arbitro, fallo. Vai, battete subito, su. Momento, conta. Senti, Il cannoniere, ma chi ce l'ha messo? Arbitro, hai due rimbalzi. Adesso sul tra. Vai, vai, vai. Senti, senti, ragioniere. Corra, Perito. Corra, Perito. Corra, Perito. Chiudi. Bravo. Fatto io, fatto. Tutti sotto, sotto, sotto. Attenti alla mattatura. Sotto, sotto. Ma guarda, Lo batto io. Forza, muoviti! Al punto giusto, qui si scusa. Perfetto, Tutti sotto. Lungo! Ma cazzo, mia! Ma dov'è la palla? L'ha battuta lui. Ma l'ha battuta lei, geometra? Sì, l'ho battuta io. Ma se devo batterla io, dovevo batterla. Ho tentato la sorpresa. Senti, Via! Portiere! Dov'è? Non è stata colpa mia. Sì, due volte. Prima di destra e poi di testa. Sì, avvocato, ma lei con l'occhio mi ha fatto capire che voleva la... Via, non gioco più. Ho avuto, me l'aveva chiamato, avvocato, via, lei ha... Se ne vada. Palla! Forza, ragioniere! Fermatelo! Verso il dodicesimo del primo tempo cominciano i primi drammatici sintomi di collassi cardiocircolatori. E implacabilmente si presenta sul campo di gioco il nuvolone da impiegati. Ogni impiegato ha la sua nuvola personale. Sono nuvole maligne che stanno in agguato anche 14 mesi, ma quando vedono che il loro uomo è in ferie o in vacanza, gli piombano sulla testa scaricandogli addosso tonnellate di pioggia fitta e gelata. Calo! Fermi! Centra! Provi a rana! Lascia, vado io! Tira! È una palla altissima! È impregnata d'acqua! La respingo io di testa! Sicuro? Sicurissimo! Quando Fantozzi vede San Pietro sulla traversa della porta, è segno che la tragedia sta finalmente per finire. Non rimbalza, guardi! Non rimbalza più! Non rimbalza più, eh? Sospesa, tutti a casa! L'anno scorso vinsero gli ammogliati per 3 infarti a 2 annegati. Sento di Ughino, lo sport non lo puoi più fare. E poi a me piace anche così. Filini fissò il campo da tennis per la domenica più rigida dell'anno. Dalle 6 alle 7 ante lucane. Tutte le altre ore, man mano che si avvicinava al mezzogiorno, erano già occupate da giocatori di casta sempre più elevata, direttori clamorosi, ereditieri, cardinali e figli di tutti questi potenti. Di qua! Ragioniere, sono qua! Da parte! Vengi! Ma cosa fa? A momenti sbatteva! Entrando a quell'ora negli spogliatoi del park tennis, vi trovarono 3 giocatori rimasti lì dalla sera prima. Buongiorno. Vadi. Si è messo al fresco, vero? No.
abbigliamento di filini, gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere, doppie racchettine Liberty da volano. Fantozzi, maglietta della Gil, mutanda ascellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent. Eccoci. Lei preferisce giocare di qua o preferisce... Oh, facci lei. Ah, allora io sto di qua. Prego. Perché lì è controsole. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Ma mi dà del tu? No, no, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo. Sì. Aspetti. Oh. E allora? Un momento! Pronti? Ready! 15-0! Ma come 15-0? Ragioniere, io sono qua! Qua! Ah, perché pensavo che lei fosse... Pronti? Pronti! Per una buona battuta, piegare bene le ginocchia, piede sinistro in avanti, impugnatura martello, rotazione del busto e convienza! Che fa, ragioniere? Si arrende? Si ritira? Bene! Yuhu! Che meraviglia! Ma qui è proprio il paradiso terrestre. Ah, piantiamo la tenda, ragioniere? La tenda? Sì. Pronti? Dove la piantiamo? Ma io direi qui. Scarichiamo qui. Qui? Sì. Ti attento un attimo. Ecco. Basta fregando mal! Italiani sempre rumore! Sempre cantare, chitarra e mandolino! Silenzio! Qui dormire! Tedeschi noi! Se non farai espellere da campi! Noi tedeschi, noi italiani mandolino! Zitto! La smetta con quel mandolino, altrimenti ci cacciano! Shh. Prima cosa... Prima cosa piantare i picchetti. Ah, i picchetti! E lei li vada a prendere. A momenti... Piano. Piano, li appoggi piano. Sì, sì, piano, piano. Il martello, mi passi il martello. Martello, io batto io. No, no, batto io. Ah, lei legge il picchetto. Bene, legge il picchetto. Però mi raccomando, non si preoccupi. Maledizione, ragionieri Filini, che male. Mi ha quasi sfasciato una mano. Guardi qui, guardi.